Silvestri, prima amichevole della Robur, com'è andata? Quali le indicazioni? Indicazioni sono state tutte positive, le gambe ancora devono trovare il ritmo giusto, però le idee sono giuste, abbiamo fatto quello che abbiamo provato durante gli allenamenti, quindi il mister era contento. Piano piano verranno i ritmi di gioco e andrà sempre meglio. Scorso a Messina, presentati un po', che tipo di giocatore sei? Sono un difensore duttile, mi adatto sia a tutti i ruoli della difesa, più pure al centrocampo, però difesa a 3 mi trovo, è il mio modulo preferito, quindi ho sposato questo progetto pure anche per questo. Sì, come diceva lei, vengo da Messina, però ho fatto 2 anni lì, un anno ho vinto il campionato, l'anno dopo ho fatto la retrocessione, quindi è stato lasciato, diciamo, la piazza con molto rimorso, veramente. Se poi c'è tanto rimpianto perché penso che i play-out con la regina e poi la regina è scomparsa. Sì, quello soprattutto è l'impianto più grande, veramente, poi come è andata pure la partita. Vabbè, ma ormai è passato, guardo il presente, il Siena, quindi sono contento di quello che ho scelto. Poggio a sinistra a fianco di Portanova, com'è andata? Vabbè, con Daniele si può solo crescere a livello calcistico e soprattutto umano. Già da una settimana che lo conosco è come se lo conoscessi già da una vita. Mi ha dato già tanti consigli e tante direzioni, quindi cioè, dovrei essere uno stupido soltanto io nel sbagliare. Perché Siena? Perché mi crederete, però mi sono sempre ritrovato e sono stato sempre fortunato nelle piazze che salgo dalla Serie D, ho vinto sempre il campionato. Guarda Salernitana dalla Serie D è salita in Serie C2, poi abbiamo vinto il campionato salendo in Serie C1, poi ho rescisso, sono andato a Messina, il Messina saliva dalla Serie D, ho vinto il campionato lì, quindi speriamo che sia un amuleto pure per il Robur Siena. Speriamo anche per la Robur Siena. Senti, ti sei legato al Siena per quanti anni? Ho firmato un biennale qui. Zoni, come sta andando? No, col mister è stato a Palermo. Io lo conosco, io sono un palermitano, quindi il mister nel 2003 mi sembra che giocava a Palermo, quindi io ero nel settore giovanile del Palermo, sono cresciuto, lo vidi là le prime volte, poi un allenatore di altre categorie, penso che possa crescere pure con lui e basta.